Capodanno diffuso per le vie e le piazze del centro storico e il tradizionale concerto dell'orchestra da camera aquilana, sono le proposte del Comune dell'Aquila per festeggiare l'arrivo del 2017. Si partirà il 31 dicembre con la maratona di eventi proposti dall'associazione L'Aquila Young, tutti gratuiti, che si snoderanno tra Piazza Duomo, Piazza Chiarino e Portici di San Bernardino. Gli eventi previsti infatti inizialmente a Palazzetto dei Nobili si svolgeranno in Piazza Chiarino per una migliore fruizione degli spazi in centro storico. La festa avrà inizio alle 22.30 in Piazza Duomo, dove sarà allestita per l'occasione una tenso struttura. Sotto la conduzione dell'attrice Nadia Rinaldi e di Marco Ciriaci, sul palco si alterneranno diversi artisti. Per il primo dell'anno il Comune dell'Aquila propone, come di consueto, il concerto dell'Orchestra da Camera Aquilana diretta dal maestro Carmine Gaudieri. L'evento, realizzato dall'Associazione Musicale Atena, nell'ambito del cartellone natalizio del Comune, si svolgerà il 1 gennaio 2017 alle ore 11.30 all'Auditorium del Parco del Castello. L'orchestra eseguirà, oltre a brani conosciuti di Brahms, Tchaikovsky, Ponchielli, anche musiche di Strauss, i valzer e le polche più famose, e anche alcune bellissime polche di rara esecuzione. Il concerto sarà replicato il 2 gennaio alle ore 18 a Barisciano, presso l'Auditorium ANA. L'ingresso è libero.